trovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 23 ottobre, si venera San Giovanni da Capestrano. San Giovanni nacque a Capestrano in Abruzzo, figlio di un barone tedesco e di una giovane dama abruzzese. È stato un religioso italiano dell'ordine dei frati minori osservanti. Fu un sacerdote del quale si ricorda l'intensa attività evangelatrice nella prima metà del XV secolo. Studiò a Perugia, diventò uno stimato giurista, fu nominato governatore della città. Fu imprigionato quando la città fu occupata dai malatesta. In carcere ebbe luogo la sua conversione. Una volta libero, fece annullare il suo matrimonio e prese i voti nel convento francescano di Assisi. Da sacerdote condusse la sua attività apostolica in tutta l'Europa settentrionale ed orientale. La sua predicazione era volta al rinnovamento dei costumi cristiani e a combattere l'eresia. Ebbe anche l'incarico di inquisitore degli ebrei. Il 17 febbraio 1427, nella cattedrale di San Tommaso di Ortona, Chieti, fu solennemente proclamata la pace tra le città di Lanciano e Ortona, patrocinata da San Giovanni da Capestrano. Il suo culto come beato fu confermato il 19 dicembre 1650, fu canonizzato il 16 ottobre del 1690 da Papa Alessandro VIII. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, iniziando dal sito della Repubblica, larepubblica.it, che oggi apre con Marino, Roma sta con me, primarie, correrò anche io, parla il sindaco dimissionario, miei errori sugli scontrini, mai rubato un euro. Ed ancora vediamo tangenti all'ANAS, 10 arresti, c'è Meduri, ex sottosegretario del Partito Democratico. Dama Nera, appunto denominata l'operazione, le tangenti erano ciliegie, Renzi cacciare chi ruba nel pubblico. Manovra, nuovo scontro sulla sanità per regioni in deficit, sì ad aumento tasse. Giacomelli, no canone RAI per smartphone tablet. Ed ancora Sanremo, un comune di assenteisti, 35 arresti, indagati un dipendente su due. La maxi operazione della Guardia di Finanza, canottaggio durante l'orario di lavoro. Pensionati, la grande fuga in Portogallo, un paradiso esentasse, 800 euro sono una fortuna, ecco perché migliaia di italiani vanno via. Berlusconi alla PPA, ignora Alfano, gelo con Sarkozy, saluta la Merkel, la stretta di mano con la cancelliera nella foto e l'ex cavaliere Kermes della Lega, forse andrò, ma Calderoli lo stoppa, si faccia i puntini suoi. Conferenza Regioni, Chiamparino annuncia dimissioni da presidente, per presentarle aspetterà la legge di stabilità. E vediamo il video forum con Vendola nella città, alleanze col PD solo in base a programmi, battere il renzismo, sinistra Dem sia coerente, corruzione nasce dal trasformismo. Sanzioni per due militari che rivelarono atterraggio emergenza elicottero Renzi. Ed ancora vediamo a Torino addio a Vera Schiavazzi, giornalismo impegno, una cronista di valore, attenta ai temi sociali e ai diritti delle donne, si è sentita male nel giorno di riposo, vana la corsa alle molinette. Ed ancora in Svezia, armato di spada in una scuola, uccide un prof e un ragazzo e un ferito. L'uomo colpito dalla polizia è morto, indossava maschera di Star Wars, era simpatizzante della destra. E in Iraq, blitz USA per salvare degli ostaggi, liberati in 69, morto soldato americano. Siria, Putin, Assad pronto al dialogo con l'opposizione che vuole combattere l'IS. Ed ancora in USA, due agenti del Secret Service dormivano in servizio, Obama a rischio, l'ispettore turni senza pause adeguate.
In Messico, stato di emergenza, uragano Patricia, a categoria 5, vento potenzialmente devastante. Hillary Clinton sotto torchio per 11 ore su Bengasi, resiste agli attacchi in una audizione fiume. A Milano, incinta di 8 mesi con dolori all'addome, muore appena dimessa da clinica, duplice omicidio colposo, indagati tutti i medici. Ladro ucciso, il pensionato, colpa dei politici, da anni dormo con la pistola sul comodino. I dubbi sulla dinamica, intanto si affaccia e saluta il corteo, bonus pistola del sindaco leghista, 250 euro. Agguato in strada a Torino, muore un uomo di 47 anni colpito alla schiena, era rappresentante incensurato. No TAV, minacce a un bar e a un operaio con scritte devastate la valle, raid nella notte a Chiomonte, la titolare sono dei cretini. E a Roma, infine, per la baby squillo al marito della Mussolini, un anno di condanna per lo scandalo dei parioli, aveva chiesto il patteggiamento. Ed ora passiamo dalla Repubblica al Corriere della Sera, vediamo come apre rispetto alla Repubblica. Eccoci quasi in eccoci il caricamento, è ultimato, adesso la legge di stabilità, manovra, scontro sulla sanità, tasse su per regioni in deficit, ora il testo passa al Quirinale, sottosegretario, il blocco all'aumento delle tasse locali varrà per tutti, eccezione fatta per le regioni in disavanzo sanitario, conferenza delle regioni, Chiamparino dà le dimissioni. Sanremo, i furbetti del cartellino, così metà comune truffava lo Stato. L'operazione, iniziata nel 2013, coinvolti più di un terzo dei dipendenti, tra gli indagati anche un vigile. Ed ancora, vediamo avanti sul Corriere. Tangenti all'ANAS, 10 arresti, c'è l'ex sottosegretario Meduri al governo con Prodi, già presidente della Regione Calabria, è stato deputato della Margherita, lavori anche a ditte contigue all'Andrangheta. Ed ANAS ancora, la banda della Dama Nera, vieni con la ciliegia definitiva, le intercettazioni e i video, il gergo usato dalle persone coinvolte nel giro di mazzette, libri, topolini o antinfiammatori. Al centro del tutto la dirigente dell'ANAS Antonella Acroglianò, la cosiddetta Dama Nera, figura chiave dell'inchiesta sull'ANAS. Ucciso in strada con una fucilata alla schiena, mistero a Torino, la vittima, rappresentante di prodotti alimentari, era incensurata, l'attentatore fuggito in auto, giallo, fitto sul movente del delitto. Ed ancora Berlusconi, chiarito con Merkel, frase offensiva mai pronunciata, il leader di Forza Italia incontra la cancelliera, le ho spiegato che l'insulto che mi viene attribuito non è mai stato pronunciato, non interromperà il silenzio politico, aspetto di essere dichiarato innocente dalla Corte di Strasburgo. In Iraq, raid anti-ISIS per salvare ostaggi curdi, morto soldato USA, è il primo militare americano deceduto in Iraq dal 2011. Liberati tra 50 e 70 ostaggi, i commandos americani sbarcati in elicottero durante l'operazione, uccisi anche molti jihadisti. Draghi lavora e valuta le due opzioni della BCE, extra per voi dalla Digital Edition. In settembre l'inflazione nell'area euro è stata negativa a meno 0,1% e l'euro si è apprezzato in questo scenario. La BCE può prolungare gli acquisti di titoli oltre il settembre 2016 o intensificarlo fin da fine anno.
E la tassa RAI canone pagherà chi ha TV o radio, non smartphone, scusate, tablet o PC. Il sottosegretario Giacomelli precisa chi troverà la tassa nella bolletta della luce. Riguarderà i contratti domestici e sarà destinato ai residenti, proprietari di prima casa o anche locatari, per lo più giovani e coppie che abbia trasferito la residenza uscendo dallo stato di famiglia dei genitori. Poste domanda 4 volte l'offerta, si va verso i 6,75 euro per azione, questa è la quotazione, con il collocamento in borsa del 34% delle Poste, il Tesoro incasserebbe oltre 3 miliardi di euro, che salirebbero così a 3,36 miliardi in caso di esercizio della Gengshu. Il Ministero dell'Economia conserverà il controllo. Ed ancora, in una scuola in Svezia entra a scuola armato di spada e mascherato, 2 morti, la foto coi ragazzi, poi la strage. Ucciso un professore e uno studente, 2 i feriti, morto anche il killer, un testimone. Pensavamo fosse uno scherzo, alcuni di noi volevano farsi un selfie, i media aveva simpatie naziste. Ed ora ci fermiamo con il Corriere e la Repubblica per passare all'edizione di oggi del Messaggero. Vediamo la prima pagina e le notizie, restiamo ancora sulle notizie nazionali e dal mondo. Prima pagina del Messaggero, edizione Abruzzo, che apre con la sanità, ticket a rischio aumento, manovra IRPEF congelata, probabile rincaro delle prestazioni sanitarie, l'ira delle regioni, possibile blocco dell'addizionale TASI sulle seconde case, canone RAI, quota al fondo tasse. E vediamo nella fotonotizia, comune, timbrano senza lavorare 35 arresti, a Sanremo i furbi del cartellino, i dipendenti truffavano lo Stato. Ed ancora appalti ANAS, tangenti arresti, le mazzette chiamate ciliegie, ex sottosegretario del PD tra i 10 in carcere, il ruolo della dama nera. In breve la BCE pronta a nuovi interventi, Draghi apre l'acquisto di altri titoli, volano le borse, spread sotto quota 100. Entriamo all'interno del Messaggero, quindi in primo piano appalti e mazzette, bufera sull'ANAS, ex sottosegretario tra i 10 arrestati, in manette dirigenti, funzionari e imprenditori, coinvolto Meduri del PD, Pignatone, deprimente corruzione quotidiana. Il presidente Armani, noi siamo la parte offesa, licenzieremo i dipendenti coinvolti. E le reazioni, Mattarella, la corruzione frena la ripresa, Renzi, cacciare chi ruba nel pubblico. Vediamo nel taglio basso, dalla Calabria a Roma, l'ascesa del Saggezza tra voci e gaff, l'ex sottosegretario alle infrastrutture, cresciuto nella vecchia DC, quella telefonata con un boss della 'Ndrangheta. Ed ancora, portaci ciliegie e topolini, così chiedevano le tangenti, nelle intercettazioni l'arroganza della cricca, se non pagano ci facciamo dare i danni morali. Il ruolo della dirigente a Croglianò, tutti i funzionari coinvolti eseguono le sue direttive. Ed ecco qui gli arrestati, la manager corrotta, io sono abituata in questo modo, chi cresce si porta gli altri dietro, questa è la scuola. La richiesta di aiuto al collega, chiedi a tuo zio, il generale, dobbiamo capire cosa sta facendo la finanza con noi. La funzionaria infuriata perché non arrivano 150.000 euro, glielo dico io a Meduri, si sta comportando di M puntini puntini. E ancora, dopo un controllo delle fiamme gialle, la donna racconta, il mio cuore si è fermato, ragazzi, è tremendo. Andiamo ancora avanti, sempre in primo piano, la dama nera, quindi il boss donna con la borsa sempre aperta, questo è il titolo. A Cogliano, regina degli appalti ANAS, suggeriva aziende vicine all'Ndrangheta. Di giorno la raccolta delle bustarelle, di notte al centro delle feste romane. Gli attacchi di ira contro i suoi collaboratori che non portano risultati, nel 2012 ebbe il premio La Buona Politica.
E qui in centro pagina la fotonotizia per quanto riguarda una intercettazione. Scusa, lui domani quanto porta questo? Io ti do 15, te li do a te così arriviamo a 30 e abbiamo fatto 15 e 15. Poi tu dimmi adesso con lui che cosa fai, così partecipo pure io. Il video, questo appunto riportato di una conversazione ripresa dalla Guardia di Finanza nell'ufficio della Dama Nera. Andiamo ancora avanti, sempre in primo piano la manovra si cambia, spunta il blocco della quota TASI sulle seconde case statali, confermata la stretta sul turnover al 25% per 3 anni. Orlandi lancia l'allarme, le agenzie fiscali stanno morendo. Ed ancora sanità, rischio rialzo dei ticket con il congelamento dell'IRPEF, addizionali bloccate per 8 regioni, ora possibili aumenti per le prestazioni, scontro con i governatori, Chiamparino si dimette da rappresentante degli enti. E vediamo, andiamo ancora avanti, sempre in primo piano, il canone RAI finanzierà il calo delle tasse, il maggior gettito che va oltre il bilancio di previsione passerà all'erario. In 2 anni si può arrivare a 500 milioni. Per ora pagherà solo chi possiede TV o radio, non PC o tablet. Le prime bollette non potranno arrivare prima di giugno 2016. Senato a Verdini, 2 commissioni, se sarà decisivo per il sì alla manovra. Questo è il retroscena sulla legge di stabilità, tutti i nodi. Renzi ha rinviato a dopo la finanziaria la scelta dei residenti ed ancora ai verdiniani potrebbero andare i posti di Matteoli e Nitto Palma. Maggioranza, un nuovo centro per far aderire ALA senza imbarazzi ed ancora rimpastino Sacconi alle regioni e Amendola vice agli esteri. Ancora in primo piano liquidità, BCE pronta a una nuova scossa, Draghi a dicembre verso l'estensione dell'acquisto titoli, volano le borse, spread sotto quota 100 e BTP ai minimi. Preoccupa la lenta ripresa dell'inflazione, alcuni membri del board avevano chiesto di intervenire immediatamente. Ed ancora in primo piano il caso Vaticano, ora i veleni si spostano al sinodo. Dopo le voci sulla presunta malattia del Papa, i 270 prelati riprendono il lavoro. Domani il voto finale sul documento. Il tentativo di mediazione di Bergoglio, la Chiesa non subirà scossoni, creato un nuovo dicastero laici tra laici, famiglia e vita. E l'intervento di Bruno Cadorè, la Chiesa ha bisogno di riforme, i complotti non fermano il Papa. Vediamo nel taglio basso Fukushima e l'incontro con il Pontefice, nessuna visita medica. Andiamo ancora avanti, Marino e paralisi nel PD, Renzi irritato con Orfini, il premier in partenza per il Sud America. Tutte le grane della capitale non sono risolte. Tensione nel partito per i tentativi a vuoto di far sloggiare il sindaco che vuole la conta. Ed ancora avanti, vediamo dal mondo, Berlusconi rivede Merkel, mai dette frasi offensive. Il congresso della PPE stretta di mano dopo anni, gelo con Sarkozy e Alfano. Caso Putin, Silvio rinuncia all'intervento e annuncia che sarà in piazza con la Lega. Vediamo nel taglio basso Svezia, scuola con maschera e spada, uccide un insegnante e uno studente. Prima di cominciare a colpire si è fatto una foto con i ragazzi. L'assaltatore, 21 anni, simpatizzante di destra, ucciso dalla polizia. Gli alunni pensavano a uno scherzo di Halloween. Ed ancora nelle cronache, assenteisti in comune, retata a Sanremo, operazione Stacianau. 35 arresti, i dipendenti timbravano il cartellino e poi uscivano, indagati per falso, peculato e truffa. Il malcostume, un impiegato strisciava il beige e andava agli allenamenti di canottaggio, un altro apriva il suo chiosco di fiori.
E vediamo adesso, sempre nelle cronache, l'ultima pagina, l'inchiesta beni mafiosi, il giudice chiedeva favori al CSM e incarichi per il marito. Le conversazioni, della Saguto, ex responsabile a Palermo dei patrimoni criminali, la paura di provvedimenti disciplinari. Il caso, ladro ucciso, il pensionato. Dal 2008 dormo con la pistola sul comodino. E vediamo la prima pagina dedicata appunto all'economia, che apre con il Monte dei Paschi di Siena, la Consob torna su Alexandria, gli ispettori di Vegas valutano se impugnare i bilanci dal 2012 in relazione all'iscrizione dello strutturato acquisto da Nomura, ma più di giurista, sostiene che le modifiche pretese sarebbero vanamente costose e non aggiungerebbero elementi di trasparenza. E con la pagina dedicata all'economia, dal Messaggero, ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con il nostro Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno Giovanni, allora quali aggiornamenti per la giornata di oggi? Sicuramente buone notizie Elisa, perché l'intensa perturbazione che nei giorni scorsi ha favorito episodi di maltempo anche di una certa consistenza, soprattutto sulle regioni meridionali, è un ulteriore spostamento verso Levante e ciò favorirà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, mentre per le prossime ore sono ancora attesi venti dai quadranti settentrionali che interesseranno soprattutto il settore orientale e la fascia costiera, con degli annuvolamenti che al mattino continueranno ad insistere in particolar modo sulle zone montuose a ridosso dei rilievi e quelli che si affacciano sul versante orientale. Ci sarà spazio ancora a delle precipitazioni nevose al di sopra dai 1600-1700 metri, ma ripeto, la tendenza è verso un graduale e ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio sera, ma ancor più nel corso del fine settimana, perché è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione che non solo garantirà un weekend all'insegna del bel tempo, ma favorirà anche una progressiva ripresa delle temperature, un aumento che si concretizzerà in particolar modo nella giornata di domenica con una risalita di 4-6 gradi rispetto ai valori che si registrano in queste ore. Poi anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da un tempo tutto sommato stabile, anche se è previsto un graduale aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale, in quanto si avvicinano nuovamente le correnti atlantiche che, con tutta probabilità, porteranno con loro l'arrivo di nuove perturbazioni, soprattutto verso la metà della prossima settimana, ma al momento non si intravedono peggioramenti di una certa consistenza. Quindi un weekend all'insegna del bel tempo con temperature tutto sommato gradevoli in ripresa. Ovviamente poi durante le ore serali, notturne a primo mattino, comunque farà ancora piuttosto freddo, Elisa. Bene, grazie. Grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e soprattutto un buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, così come vediamo in grafica, e attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma, essere sempre aggiornati, soprattutto in tempo reale, sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. A tra poco. Gianni, eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6. Adesso apriamo con le notizie regionali, apriamo con la città. Vediamo la prima pagina, faceva sesso con il figlio di 5 anni, madre pescarese arrestata dalla polizia postale assieme al cugino, la prova nei filmati su internet. In centropagina la banda delle ville, la fotonotizia, Alba Adriatica, filmati, i ladri in casa del segretario del PD. Anche il TAR boccia Benigno D'Orazio, infondato il ricorso dell'ex presidente del Parco Marino. Vediamo all'interno.
della città, la pagina dedicata alla regione, si filma mentre fa sesso col figlio di 5 anni, madre pescarese arrestata al termine di una indagine della polizia postale, in manette anche lo zio del piccolo. Tutto è scattato grazie a una segnalazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pornografia che ha sorpreso lo zio del piccolo mentre caricava su un sito dei video di carattere pedopornografico. Il blitz, i poliziotti hanno trovato nella casa della donna il video e le immagini con il piccolo di 5 anni. Su questo articolo ci fermiamo e vediamo il contributo video di Alfredo Primante. Produzione e divulgazione di materiale pedopornografico, atti sessuali su minorenni e corruzione di minore. Sono queste le accuse con cui la polizia postale ha arrestato due persone su ordine firmato dal GIP del Tribunale di L'Aquila. L'indagine, condotta dalla polizia postale d'Abruzzo di Pescara e coordinata dal PM della Procura distrettuale di L'Aquila, Roberta D'Avoglio, è partita da una segnalazione del servizio polizia postale delle comunicazioni attraverso il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Abbiamo fatto delle indagini anche attraverso l'acquisizione di dati telematici e abbiamo identificato una persona. Durante la perquisizione abbiamo rinvenuto molto materiale di natura pedopornografica e tra questo materiale anche le immagini di una donna che aveva atteggiamenti sessuali nei confronti di un bambino. Per questo motivo abbiamo identificato la donna e abbiamo fatto una perquisizione anche a carico di questa signora. Nel corso delle indagini si è appurato che un utente in diverse occasioni aveva effettuato upload di files contenenti immagini a carattere pedopornografico e che poi è risultato essere un uomo residente a Pescara, coinvolta anche la cugina dello stesso con cui intrattiene un rapporto sentimentale. All'interno dell'abitazione della donna sono stati rinvenuti foto e video ritraenti la stessa mentre compie atti sessuali alla presenza di un bambino, risultato poi essere il figlio di 5 anni, per il quale il Tribunale dei Minori ha disposto l'allontanamento dalla casa. Per i minori fare attenzione all'utilizzo di internet per evitare eventuali adescamenti, quindi i genitori sappiano di fare molta attenzione all'utilizzo dei social network da parte dei ragazzi, quindi al di là delle opportunità che offrono si nascondono molte insidie, quindi bisogna fare molta attenzione. Un altro messaggio da attenzionare è proprio quello che il comportamento di scaricare immagini a contenuti pedo da internet o immettere immagini è comunque facilmente identificabile. Ed ancora nel taglio basso è dell'abruzzese il corpo trovato nel bosco. Giuseppe Colabrese era scomparso ad agosto a La Spezia. Andiamo ancora avanti, vediamo la politica nel Teramano. Brucchi spera di separare i due fratelli, il sindaco accetta le critiche dei due fuoriusciti e intanto lavora sul consigliere Sbraccia, la porta resta aperta. La reazione, Micheli e Sbraccia di AN hanno lasciato la maggioranza nell'ultimo consiglio in polemica con sindaco e capi bastone di centrodestra, ma vediamo appunto dopo l'uscita dei due consiglieri di maggioranza le dichiarazioni del primo cittadino Maurizio Brucchi rilasciate ieri ai nostri microfoni. Sindaco, la sua maggioranza nell'ultimo consiglio comunale ha perso pezzi, due pezzi, da 21 si passa a 19, come intende gestire questa situazione? Ma la gestiamo con 19 consiglieri, con una maggioranza che c'è, che ha votato dopo il primo provvedimento anche gli altri provvedimenti. Non è la prima volta che la maggioranza si ritrova in 19 a votare provvedimenti, quindi su questo si va avanti. Ovviamente c'è questo problema che questo anche comunicato, queste argomentazioni che non condivido nel merito, lo dico chiaramente, ma che rispetto ovviamente, è una scelta di questo partito, una scelta di questi due consiglieri che io rispetto anche se non la condivido. La scelta loro è stata motivata nelle scelte che non sono condivise. Ma guardi, di condivisione non ce n'è mai troppa e si può condividere tutto, ma anche oltre tutto. Io credo che io ho condiviso quello che andava condiviso e chi dice questo sa bene che,
che ho ragione io. È chiaro che può capitare che un progetto come il polo scolastico, che ha 3 giorni di scadenza, venga approvato dalla Giunta anche in zona Cesarini, un progetto che però poi ci permette di avere un finanziamento importante, ma tanto per dirne uno, il polo scolastico fa parte del programma elettorale ed è stato sottoscritto da tutti i consiglieri. All'osservazione di entrambi sulle riunioni di maggioranza finte? Per condividere bisogna anche partecipare alle riunioni di maggioranza. Per quanto riguarda il tavolo politico è stato convocato, forse qualcuno dice che era un tavolo politico un po' troppo pletorico, può essere, però comunque si è parlato e si è discusso. Secondo lei perché in questo suo secondo mandato è nata questa osservazione da parte di alcuni, non solo una persona, che non c'è più squadra? Ma io di questo non sono convinto. La squadra c'è, altrimenti qualcuno mi dovrebbe spiegare come in un anno quasi e mezzo sono stati votati tutti i provvedimenti sempre con una maggioranza ampia. Vorrà incontrarli, vorrà chiarire quanto loro hanno dichiarato anche alla stampa? Ma io la mia porta è sempre aperta, ovviamente. Voglio capire anche dalle loro dichiarazioni come intendono interpretare questo ruolo al di fuori della maggioranza. Questo credo che insomma in qualche modo nei prossimi giorni qualcuno ce lo spiegherà, me lo spiegherà. Andiamo avanti nel taglio basso, la riforma Metari, ordino delle province, rischio di ricorsi dai dipendenti, dirigenti e funzionari contrari al sistema prospettato dalla Regione Abruzzo. Andiamo ancora avanti, vediamo la riqualificazione urbana, arretramento della stazione, un privato subentra al RFI, appunto all'area della stazione ferroviaria, oggi con molte zone ed edifici in disuso. Cosa cambia se prima era appunto l'area RFI a garantire circa 2,5 milioni di euro, ora sarà un privato a realizzare i lavori tramite un bando di gara. Ed ancora vediamo nella pagina dedicata sempre a Teramo, favori in carcere, condannata una dottoressa, un certificato medico facile ad un agente di polizia penitenziaria le è costato 8 mesi di pena. Gli altri protagonisti: assolto un detenuto accusato di spaccio e corruzione, l'agente invece ha patteggiato 2 anni e 8 mesi. Ed ancora vediamo la campagna di AGL, anche Acerbo è con Rita Bernardini, garante subito. Vediamo ancora ladri indisturbati sul piazzale del Mazzini, personale sanitario infuriato, la videosorveglianza è fuori uso, chiesto almeno l'uso notturno del megaparcheggio. Il lutto, si è spento Marcello Manente, era l'erede di Berardo Taraschi, ieri i funerali del meccanico di Viale Bovio. Ed ancora Catarra pensava solo a salvare i lavoratori, per quanto riguarda Teramo Lavoro, ieri in aula l'arringa di Guglielmo Marconi, difensore dell'ex presidente della provincia di Teramo. La città è Ateneo, c'è una nuova carta servizi, tra città e Ateneo c'è una nuova carta servizi, sconti e promozioni per gli studenti, ma il comune pensa anche al sabato universitario e alla navetta. Questa è la nuova iniziativa, la nuova carta dei servizi presentata ieri a Teramo. Ed ancora vediamo Ascoli Piceno, studenti ascolani passano in blocco a Teramo, a Spinetoli sbarrate le porte della sede distaccata di scienze politiche di UNIMEC, scatta la protesta. E domani e domenica a Leofara di Valle Castellana torna la festa della castagna, giunta quest'anno alla 36esima edizione. Vediamo ancora Campli, invalido lasciato senza luce e riscaldamento, Loris Gabrieli costretto a vivere con una pensione di 260 euro, l'avvocato, le istituzioni lo hanno abbandonato, un caso umano, anche la prefettura di Teramo si è interessata al caso chiedendo al comune di Campli di essere informata sugli sviluppi. Ed ancora cronaca, furti, la banda del municipio colpisce anche a Colledara, colpo notturno nel borgo, portati via 5.000 euro in contanti e 81 carte di identità in bianco.
Cellino Attanasio, caldaia a fuoco, anziani salvati dall'intervento dei carabinieri, i militari spengono le fiamme con l'estintore e aiutano la coppia a lasciare la casa lambita dall'incendio. Ed ancora filmata l'auto dei colpi in villa. Un video mostra una berlina scura girarsi nella zona dell'ultimo furto ad Alba Adriatica. Gabriele Viviani, dopo il furto, Gabriele Viviani nella foto in alto a destra, ha dichiarato: se avessi avuto un'arma non so come avrei potuto reagire. Martinsicuro, il PD va all'attacco, persi 8 punti di differenziata in appena un anno. Ed ancora a Sant'Egidio, corso di formazione sulla salute mentale, mentre a Tortoreto un film dedicato alla storia della marineria locale, domenica sera al camping Salinello, la proiezione del video IE Lumar. Ed ancora vediamo chiesto a Mociano Sant'Angelo il patteggiamento per la morte di Nicole, la 19enne di Mociano morì in un incidente a Porto d'Ascoli. Il processo era a bordo della moto del fidanzato imputato assieme alla donna alla guida dell'auto coinvolta. Ed ancora il punteruolo rosso fa strage di palme anche a Giulianova, l'amministrazione comunale ordina l'abbattimento delle piante malate. Sempre a Giulianova è già scaduto l'accordo per il Chico Mendez e tra gli eventi appuntamento domenica con il tango argentino e sempre a Giulianova la richiesta bloccate il cantiere nel parco di via Matteotti allestito per realizzare un nuovo chiosco per arboretti deturpa la zona verde. I cittadini di Roseto vogliono un teatro, pochi spazi culturali in città sotto accusa amministratori e politici. Ad Atri un mi piace di troppo fa scattare la polemica contro il Piomba Fino. A Pineto, dalla montagna al mare per gestire Parco Friliani, affidato ai prati di Tivo Park, l'allestimento del Parco Avventura a due passi dalla riva. Stazione di Roseto, sala d'attesa chiusa da un mese per dei lavori mai eseguiti. E sempre a Roseto si rompe la condotta, case senza acqua e traffico in tilt, guasto in piena notte prontamente riparato dagli operatori della Ruzzo Reti. Parco Marino, Benigno Dorazio azzittito dal TAR per i giudici, ricorso cautelare dell'ex presidente dell'AMP è privo di fondamento, condannato a pagare le spese. I consiglieri dell'opposizione avevano iniziato la loro guerra senza armi valide, dapprima puntando su uno statuto da rifare con Benigno Dorazio, presidente, oppure in qualità di commissario. Ad Atri iniziano i progetti didattici al centro di educazione dei Calanchi, un viaggio sul territorio alla scoperta delle bellezze naturalistiche, storiche e delle antiche tecniche di lavorazione. Vediamo la pagina dedicata all'economia. A Sergi in ogni smartphone c'è un po' di gran sasso, altro che ricerca pura. Gli esperimenti hanno ricadute sensibili sull'economia a distanza di decenni. Gli esperimenti appunto fatti nel cuore del Gran Sasso hanno comportato salti tecnologici su sensori ottici, rilevatori fisici, serbatoi di diagnostica tridimensionale in campo medico, senza contare le ricadute in ricerca, didattica e formazione. E ad Assergi avvia i corsi di formazione online diretti alle aziende. L'Istituto Nazionale di Fisica lancia il progetto Sistema Sapere e Crescita. Si parte lunedì prossimo, 26 ottobre. Ed ora torniamo al Messaggero per vedere la pagina dedicata all'Abruzzo e quindi le notizie regionali di oggi. Passiamo alla prima pagina, vediamo come apre. Apre giustamente con la cronaca, sesso con il figlio di 5 anni, Pescara arrestata una mamma che insieme al cugino amante filmava i rapporti shock. La sezione cybercrime della polizia ha trovato foto e video nelle perquisizioni a casa.
Tercas, Caripe, Carichieti, oltre 130 esuberi incentivati. Bari mette in uscita 88 dipendenti alla colonnetta, sicuri 50 prepensionamenti. Entriamo all'interno, vediamo il ballo del più zero, timidi segnali di risveglio dall'economia regionale, dati Cresa primo semestre, PIL e consumi invertono di poco la rotta e il peso delle grandi aziende compensa le difficoltà delle piccole. Secondo il centro studi camerale, gli indici della ripresa sono sotto la media nazionale. Alta formazione, partono i corsi online dei laboratori Gran Sasso e vediamo ancora nel taglio basso, Carichieti escono almeno in 50, firma poco prima della mezzanotte di mercoledì. Riorganizzazione Tercas, gli esuberi sono 88. Prima pagina dedicata all'Aquila, segnalazioni dal sindaco. Ma non furono pressioni. La procura in pratica ha chiuso le indagini preliminari per quanto riguarda l'ex Ompi. Donazione Lega Pro, fondi spariti, anzi no, il sindaco rassicura, pronti per realizzare il campo di Paganica. Ed ancora azzannato da cane padronale, un ventenne gravemente ferito a Coppito. L'avvertenza precari, oggi il parto della proroga, vediamo, sarà un atto di cui si assume responsabilità la giunta. L'assemblea, università, garanzie per economia, il nuovo polo ai minorenni sarà completato entro Natale. Andiamo ancora avanti, vediamo ad Avezzano, Burgo, c'è l'accordo, la cartiera riparte, ieri in regione, summit decisivo presieduto da Lolli e con il vicepresidente della provincia Nicola Pisegna. Il sindaco di Pangrazio annuncia immediati contatti col nuovo imprenditore dell'azienda Campana Lombardi e quindi la Burgo di Avezzano si va verso appunto un nuovo accordo. Ci fermiamo su questo articolo per vedere il contributo video. Potrebbe avere un lieto fine l'avvertenza della cartiera Burgo di Avezzano. Entro tre mesi, infatti, dovrebbe nascere una Nuco che guarderà al settore del cartone e degli imballaggi con un nuovo imprenditore pronto ad entrare nell'opificio marsicano. Dunque si profila una riconversione della cartiera, l'ultima del gruppo rimasta in produzione dopo la chiusura dello stabilimento di Chieti, anche se la Burgo ha annunciato di non voler abbandonare completamente il sito produttivo di Avezzano. Infatti, nel caso vada in porto la trattativa, verrebbe stabilita una joint venture con Burgo che manterrebbe la produzione grafica e attiverebbe una terza taglierina, il che potrebbe significare il ritorno al lavoro di alcune delle maestranze che sono attualmente sottoposte a contratto di solidarietà. La soluzione è emersa nella riunione tenutasi oggi in Regione Abruzzo e convocata dal vicepresidente Giovanni Lolli. Noi abbiamo deciso di fare qui in Regione un tavolo permanente con il Comune di Avezzano, con la provincia, con il sindacato, con l'azienda Burgo e con la nuova azienda. Tutti i mesi, ogni paio di mesi ci vedremo e monitoreremo l'andamento di questa attività. L'orizzonte possibile è un orizzonte nel quale noi possiamo rioccupare l'intera forza lavoro che era recentemente, non certo non quella di qualche anno fa purtroppo, ma quella che recentemente è, diciamo, impegnata a vario titolo, o sta in contratto di solidarietà oppure sta lavorando in aziende della Burgo medesima ma nel nord, e più quelli che stanno in mobilità. Andiamo avanti con le pagine dedicate a Pescara, l'indagine shock, gira scene di sesso con il figlio di 5 anni, madre orco arrestata, l'orrore scoperto dalla polizia postale indagando su un caso di pedofilia online, in manette anche il cugino amante della donna. L'abisso domestico, in famiglia il 90% degli abusi, la Pellegrino, la scuola faccia argine. Andiamo ancora avanti, inchiesta Lampo, le rapine in serie del giornalista Daniele Lanetta, arrestato dai carabinieri il 28 settembre per il colpo al Todis, di nuovo in manette per altri due episodi. Incastrato dalle telecamere e dalle testimonianze, nel giro di 24 ore ha assaltati due supermercati Lidl, quindi bottino 1.000 euro.
commesse e clienti hanno riconosciuto sia l'auto sia l'uomo che agiva sempre a volto scoperto. E vediamo ancora la musa mi ha detto di sì, aspetto con fiducia Maragno e la nemica in giunta per quanto riguarda il rimpasto di Montesilvano. Andiamo ancora avanti, Chieti, De Meis, vola un cornicione, sfiorata la tragedia, la lastra di cemento si è staccata dalla torre, un'auto è stata danneggiata. La prevenzione, scuole, partono i blitz antidroga dei carabinieri, mattinata di controlli al liceo classico con le unità cinofile. Ed ancora vediamo... in Lanciano l'igiene urbana passa alla Ecolan, tra ricorsi e contenziosi è prevalsa la scelta della maggioranza di riportare in house l'intero servizio della nettezza urbana. Dal 14 dicembre servizio di raccolta e trasporto in discarica, il costo di gestione sarà di circa 4 milioni e mezzo l'anno. E vediamo a Vasto, poliziotti accerchiati e picchiati in centro dopo un anno identificati, 4 giovani. I fatti risalgono al novembre 2014, gli agenti erano intervenuti nei pressi di una paninoteca. A Vasto Film Festival, La Penna non ci ripensa, l'accordo con la Cineteca Nazionale si farà, è un evento culturale che ha raggiunto la giusta maturità, la struttura può dare un contributo importante. A Lanciano stagione di prosa dialettale al via con 10 spettacoli, le compagnie provenienti da 4 regioni si contenderanno il premio Maschera d'Oro. Teramo stazione, l'arretramento è una chimera, tramonta il programma Pegasus, si cerca di rilanciare con i privati, quindi la rete ferroviaria pronta appunto ugualmente a licenziare il bando, in cambio la possibilità di utilizzare le volumetrie liberate, quindi spazi per negozi, ma si parla anche di un albergo. La sentenza, falsi certificati alla gente che spacciava in carcere, 8 mesi alla dottoressa, assolto invece il camorrista accusato di corruzione e traffico di stupefacenti. Università, il beige diventa una tessera sconto, accordo tra Udu, comune e categorie, l'assessore Tancredi pronto a organizzare una serie di sabati dedicati appunto agli studenti. Giulianova, piano demaniale, stavolta si riparte, l'assessore Ruffini ha dato il via libera al lavoro dei bandi per 7 nuove concessioni in applicazione del piano spiaggia, un'opportunità che l'amministrazione vuole sfruttare entro l'estate e porterà benefici e turismo e occupazione. Pineto, vediamo in breve, Cerrano, il TAR respinge il ricorso di Dorazio, Sant'Egidio alla Vibrata, l'impasto in giunta, Ferri subentra a Tavlvacchia. Roseto, la piazza della stazione, cardine per la rinascita ed ancora Alba Adriatica, Piccioni, bando europeo contro il degrado, si punta ad attrarre acquirenti e progetti per i beni comunali dismessi. Giulianova al primo circolo, si parte col tempo pieno e la discussione appunto nella cittadina e quindi al comune di Giulianova. Passiamo allo sport con Abruzzo Sport, Pescara, 3 punti per volare oggi all'Adriatico, ore 19, anticipo contro la Pro Vercelli. I biancazzurri cercano un successo per avvicinare la vetta, Oddo potrebbe rilanciare Cocco e non rischiare Zampano. Se vogliamo il salto di qualità c'è un solo risultato, la vittoria, ha dichiarato appunto il tecnico Massimo Oddo. Ieri pomeriggio si è svolta la conferenza stampa e noi lo ascoltiamo. È una partita difficile per tanti motivi, perché la storia delle partite contro questo allenatore ci insegna che ha sempre messo in difficoltà il Pescara, perché è un allenatore molto bravo, che fa della concretezza l'arma più importante delle sue squadre. Affronteremo una squadra secondo me solida che verrà qui per cercare di portar via punti e che credo che avrà un atteggiamento
di difesa e sfruttare le ripartenze. Credo che questo un po' sia il modo di approcciare questa gara. Quindi per noi sarà una partita difficile perché sappiamo che quando troviamo questo tipo di squadre bisogna avere molta pazienza, bisogna giocare bene, bisogna creare e poi se abbiamo la fortuna di sbloccare il risultato magari la partita diventa diversa da quella che magari ci si aspetta. I margini tra una squadra e l'altra sono veramente minimi, conta tantissimo magari l'organizzazione che ogni singola squadra ha, più che la forza effettiva che questa abbia, e quindi andiamo a trovare una squadra che ha un allenatore che è molto organizzato. Non dobbiamo stare tanto a guardare l'avversario a breve termine, in questo caso ci dobbiamo porre un obiettivo che è quello di ingranare e di continuare sulla nostra strada, tenendo conto che per noi domani c'è solo un risultato, che è la vittoria. Abbiamo una rosa altamente competitiva, il posto non è assicurato per nessuno e il posto bisogna guadagnarselo, tutto qua. Io guardo molto gli allenamenti, guardo le prestazioni, cerco di guardare tutto e domenica dopo domenica, partita dopo partita, ognuno si deve guadagnare e sudare il posto. Io domani non mi farò condizionare la partita di lunedì assolutamente, ma manderò in campo la formazione, la squadra che mi dà più garanzie e che è più adatta a incontrare questo tipo di partita. Poi penseremo a Novara. Dal Pescara al Lanciano, Bacinovic salta il Brescia, un problema al quadricipite, D'Aversa non rischia, gioca Paghera, in difesa recuperato Aquilanti. Ma ascoltiamo le parole anche del tecnico del Lanciano, D'Aversa. No, non sono preoccupato, mi auguro solo che cerchiamo di riportare l'atteggiamento che abbiamo avuto in queste ultime partite, a prescindere dal risultato, perché penso che sotto l'aspetto dell'atteggiamento non c'è proprio da dirgli niente a questi ragazzi. È chiaro migliorare la situazione lì dove magari in alcune scelte, anche nel passaggio più semplice, di essere un po' più concreti e più decisi e più cattivi in qualsiasi cosa facciamo, dal passaggio, un foro laterale, a qualsiasi cosa, iniziare magari a migliorare sotto quell'aspetto, perché sì è vero che non abbiamo fatto tantissimi gol, ma è anche vero che spesso e volentieri ci precludiamo la possibilità di fare uno sviluppo, di crearsi una situazione importante appunto per questi o errori di scelta o errori tecnici di ultimo passaggio o quant'altro. Quindi cerchiamo di migliorare su questo aspetto e poi bisogna andarci alla ricerca del gol, ma questo è un discorso generico e non solo per gli attaccanti. Abbiamo sempre dimostrato di giocare le partite a prescindere per far risultato e spesso e volentieri ci siamo riusciti, cioè meno volte ci siamo riusciti, altre volte ci siamo riusciti, però la cosa importante è l'atteggiamento. Io penso che il risultato poi venga a seconda della voglia di riportare a casa il risultato, quindi a maggior ragione è importante l'atteggiamento. Le partite sono tutte importanti, è chiaro che andiamo a giocare contro il Brescia che inizialmente è una squadra che comunque è partita con il nostro stesso obiettivo, che sta facendo molto bene, e sarà una partita dura, giocherò bene, è una squadra che ha fatto 13 gol. 5 risultati positivi? Sì, neanche subiti diversi, è una squadra che gioca molto bene, hanno giocatori di qualità e dobbiamo essere bravi a cercare di contenerli e cercare di fare il nostro sviluppo di gioco. Andiamo avanti con lo sport, calcio Lega Pro Teramo contro il Prato, scocca l'ora di Palma e sempre per la Lega Pro la favola di Cosentini all'Aquila per ripartire, dopo anni difficili Perrone lo reinventa difensore centrale. Tornando al Teramo invece adesso ascoltiamo le parole del tecnico Vincenzo Vivarini. Secondo me crescere tantissimo, dobbiamo trovare un equilibrio maggiore di quello che abbiamo in questo momento. Abbiamo provato a qualche giocata diversa e si sta lavorando per cercare di avere una squadra ben equilibrata in campo, razionale e nello stesso tempo che sia efficace in fase offensiva.
Ma ci abbiamo sicuramente Palma, che è proprio un sostituto di Amadio, che è un ragazzo molto giovane ma molto interessante. C'ha delle belle geometrie, è un ragazzo molto concentrato a livello di attenzione in campo e anche una buona qualità tecnica. Poi c'è Di Paolo Antonio, che può sicuramente rivestire bene anche quel ruolo. Adesso stiamo avendo un problema in trasferta, cioè questo, i risultati, non è che io non credo nella sfortuna, non credo nel fato, e sicuramente lì pecchiamo su alcuni aspetti, soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché la preparazione alla partita non è stata quella che ci aspettavamo. Quindi penso che sicuramente la squadra si è resa molto conto di questo fatto qua. Il Prato è una buona squadra, un 4-3-1-2, anche se poi contro di noi hanno sempre cambiato disposizione le squadre avversarie. Però c'ha due ottimi attaccanti, Gomez e Capello, che sono... Capello è molto giovane ma molto molto interessante come giocatore. E quindi è da tenere in grande considerazione. C'è Chiricò, che conosciamo bene, che stava a Lanciano, insomma un giocatore molto molto pericoloso, però dipende da noi se riusciamo a esprimere quella prestazione, se andiamo in campo con quel piglio, con quell'attenzione, insomma abbiamo grandi possibilità di fare risultati. L'appuntamento con Mattino 6 termina qui, grazie per l'attenzione, buona giornata.